Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. 17 d'ottobre, siamo al mare, versione proprio estiva. È un caldo della Madonna, è un po' di vento, ma si sta da Dio. Vento caldo, è come se fosse scirocco, o magari lo è, o magari è scirocco. Noi siamo qua sulla spiaggia. Ora, fra poco mi butto in acqua perché voglio sentire com'è, perché ci sono entrato fino alla vita stamattina, fino alla cintura dei pantaloni. Pantaloni fradici chiaramente, sono sul cofano ad asciugare, e voglio sentire com'è, perché mi sembrava intorno ai 20 gradi, anche 25 forse, magari anche qualcosina di più. È parecchio caldo per essere il 17 d'ottobre. C'è qualcuno a fare il bagno, quindi voglio fare la stessa cosa, dato che, ripeto, molto molto caldo per essere più di metà ottobre. Lui l'ho legato, l'ho fatto il nodo a strozzo al tronco, a questo tronco che ho trovato sulla spiaggia, dove qui di esti è pieno. Quindi te, maciste, stai qua, babbo va in acqua e poi ti vengo a riprendere, capito? Anti camper da quelle parti là, so neanche quanto, ho da capire anche quanto abbiamo camminato per arrivare qua, poco, perché un quarto d'ora ci siamo piazzati in questo punto. E ora niente, capite? E ora bagno, capite? Ti aspetta babbo lì, ti aspetta babbo lì, che babbo va in acqua, poi si ritorna nel campo e si fa una doccia prima io che te. Anzi, quasi quasi la faccio con lui la doccia, perlomeno evito di farla due volte, perché quando fa la doccia a lui e per asciugarlo, magari io sono già asciutto, per asciugarlo con l'asciugamano mi salta addosso, perché non è... a farsi fare la doccia ci sta, e a farsi asciugare non ci sta, quindi mi salta addosso e mi rinfradicerebbe, quindi è bene che la doccia si faccia insieme dopo. Ora però vado in acqua, si dovrebbe vedere abbastanza bene, quindi io mi vado a tuffare. Maciste, testa lì,
Sì, c'è Babbo. C'è Babbo! C'è Babbo! Ciao! Madonna, mi si sta bene, è calda. Cioè, è calda. È un po' fresca. Però si sta... Ma ci si alzava. Però si sta bene. Molto bene. Sì, magari mi ha insabbiato tutto l'asciugamano. Oh. Si sta bene. È abbastanza fresca, ma... A me l'acqua ghiaccia non mi dà noia. Faccio la doccia a casa, come... Cioè, la facevo a casa, come... Anche nel camper a gennaio con l'acqua fredda, senza neanche accendere quella calda, poi ogni tanto sì, l'accendo, ma i bolli è per scaldare l'acqua, ma è molto raro. O mi sento male o se no non l'accendo. E comunque il bagno il 17 d'ottobre in Italia mi mancava. Feci il bagno a gennaio, il primo di gennaio sì, ma ero in Egitto, perché di giorno sono 32, 34 gradi, 25, 28, dipende, ma mai sotto 27, 28 gradi, là in Egitto. Sono stato, insomma, un periodo di tempo della mia vita, ci sono stato anche 19 volte, quindi oltre a starci un po'. Ma là è un'altra cosa. Qua, il 17 d'ottobre, fare bagno a mare non è una cosa, succede tutti gli anni. Ma fasciste, ti stai annodando. Stanno dando i cani e ora ci asco da giocare con quegli altri due cagnolini, c'è lì e mi si stava annodando la bestia. Ma ci stai, t'annodi te, amore, perché t'ha paura dell'acqua, perché sennò ti ci portavo volentieri a fare il bagno. Solo che lui è l'unico cane al mondo che ha timore dell'acqua. Fino a qui ci arriva, fino alla pancina ci arriva. Poi quando sente l'acqua, gli tocca sulla pancia, schizza fuori. E comunque, questo è un video breve, lo volevo fare. E niente, poi stasera barra domani ci sarà la terza e ultima parte del video riguardante il mio vecchio, il mio ex van 599 stazione. Per ora è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, chi si vuole iscrivere si iscriva pure, ben accetto. Domande o consigli e prese di culo scrivere nei commenti, mettere like e niente, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!